Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei! Vi è passata l'indigestione, non state ancora a Ponzio Stadia. Abbiate perché è il momento. Siamo tutto stati. Parliamo invece delle cose reali che possono succedere e che forse succederanno. Convocato il Consiglio Comunale per il 30 di novembre, con seconda convocazione il 1° dicembre, ordine del giorno: cacciare Sabina Di Tommaso. Sabina Di Tommaso, da me detta la Palisse, è il presidente del Consiglio Comunale. Chi l'ha eletta presidente? Loro, a maggioranza. Applausi, battimani, fiori, evviva Sabina, eccetera. Pare che adesso Sabine Di Tommaso non vada più bene, adesso. Ma adesso è una parola sbagliata, perché il documento con il quale i consiglieri di maggioranza, cioè quelli che l'avevano eletta, hanno chiesto di revocare la nomina della Di Tommaso, è un documento datato 23 di giugno del 2023. Stiamo alla fine di novembre. Da giugno sono passati 5 mesi. Allora, cominciamo dalla capa. Questo documento firmato e datato 23 giugno, dove è stato fino adesso? Se lo sono tenuti i consiglieri? Firmato e conservato. E perché se lo sono tenuti fino adesso? È stato depositato già il 23 di giugno, il 24, il 25. E perché il Consiglio Comunale per 5 mesi è andato avanti senza affrontare questo argomento, questo tema? Quello che so io, nessuno ha spiegato, perché questi sono tutti misteriosi, forse perché non si possono raccontare le vere dinamiche. Quello che so io, questo documento è stato firmato a giugno, ma poi congelato, e in questo momento è stato depositato, a Cerignola si dice in una parola che non ha un corrispettivo italiano, questo documento sarebbe stato depositato alla Sacris. Alle spalle si potrebbe tradurre, ma non è la stessa cosa. Da alcuni, mentre altri che pure hanno firmato adesso non sono più d'accordo, non condividono questa cosa. Insomma, certo è che questi consiglieri che avevano eletto questo presidente hanno cambiato pensiero e adesso dicono che questa persona, Sabina Di Tommaso, non è adatta a fare il presidente del consiglio. Non è idonea, non è in grado, non è all'altezza. Quello che fa è sbagliato. Allora io mi sono andato a leggere questo documento perché, insomma, quando uno propone di revocare un presidente, deve portare degli argomenti seri. Cerchiamo di capirci, l'ho già detto e lo ripeto, per conto mio Sabino Di Tommaso, nemmeno il consigliere comunale, se dipendeva da me, nemmeno il consigliere comunale poteva fare. Però voi ve la siete scelta, l'avete votata, l'avete messa là, per toglierla dovete portare degli argomenti. Ho letto queste cose, sentite, è il niente condito con il nulla.
lo zero e porto zero, perché di argomenti concreti e seri non ce ne sono. Quel documento a me mi pare una struzzetta. Però siete voi che l'avete letto e siete voi che la volete togliere. Dici, ma tu te la vuoi tenere? Ripeto, per conto mio, ma il consigliere comunale poteva fare. Ma io adesso osservo dall'esterno e dico, se l'avete nominata, per toglierla dovete portare degli argomenti seri. Argomenti che, mi pare, non ci siano. È grave che questo documento sia rimasto congelato per 5 mesi. È grave politicamente, perché di questo parliamo, di manovre di bassa politica, questo documento non sia stato messo all'attenzione del Consiglio Comunale quando è stato sottoscritto, ma viene messo 5 mesi dopo. In questi 5 mesi, con questo documento, attorno a questo documento, lo presentiamo? Non lo presentiamo. Se lo presentiamo, che mi dai? Se non lo presentiamo, che mi dai? E se lo lasciamo a mezza strada, che mi prometti, che mi dai? Minuetti. Inammissibili. Perché? Perché un consiglio comunale dovrebbe funzionare con un presidente che da 5 mesi sa che c'è una richiesta di revoca, non funziona niente. Il consiglio comunale è un organo istituzionale, se quello quando si riempie la bocca, lambadina, la partecipazione dei cittadini. Proposto. Ieri abbiamo parlato dello stadio nuovo che deve fare, i consiglieri comunali sanno niente di questo stadio. Pokémon, sei niente di questo stadio. Dici che noi eravamo autoritari, che prendevamo le decisioni, ma noi prendevamo le decisioni. E poi si vedevano i fatti il giorno dopo, no? E d'altra parte, le cose che abbiamo fatto sono sotto gli occhi di tutti. Qua stanno tutti nella fantasia. E questi consiglieri comunali non contano niente, perché se lo andate a prendere a uno e gli chiedete, proprio per esempio, dello stadio, non ti saprà dire niente. Sai com'è, com'è composto il consorzio, dove li trovi 50 milioni, fesserie, o meglio, sai se si costruisce sul terreno del Monterisi. Che fesserie! Ma fesserie che io mi chiedo, come fa un uomo adulto a credere a queste cose? Come fa? Come se lo può immaginare? Cose dell'altro mondo. Ma torniamo alla Sabina nostra. Io voglio che rimane, voglio che se ne va. Io non voglio niente. La responsabilità è della maggioranza, decidesse la maggioranza. Certo, io non sono contento di Sabina Di Tommaso, ma non l'ho eletta io, non l'ho nominata io, è un problema loro. Adesso per essere loro che devono fare. E scusate, ma solo per così, per sottolineare, scusate, un consiglio comunale il 30 si riunisce e revoca il presidente, secondo quello che è stato chiesto. E che faccio? Resta senza presidente? Cioè, dici, ma noi abbiamo i vicepresidenti. No. Cade il presidente, secondo me cadono tutti, quantomeno per un'esigenza di carattere politico. Non era più logico, non è più logico dire vogliamo revocare il presidente Di Tommaso e vogliamo nominare il presidente, si debunta, dice un uomo, o non l'avete ancora concordato? E se non l'avete ancora concordato, prima di decapitare un organo istituzionale, uno ci dovrebbe pensare. Alla fin fine, quello che leggo non è niente di drammatico. Non c'è un'argomentazione. Voi sapete che su questo tema la Di Tommaso fece già sapere che
se voi mi revocate io farò ricorso al TAR. E lei sosteneva, io non sono tanto convinto, ma sosteneva che senza un'adeguata motivazione la revoca da parte del Consiglio potrebbe essere invalidata dal TAR. Ma scusate, allora a questo punto, io il documento l'ho letto, non dice assolutamente niente. Si poteva dire ben altro della gestione della, di Tommaso, ma in quel documento, come motivazione di questa revoca, io non trovo assolutamente argomenti convincenti. Vi voglio dare qualche esempio, giusto per farvi capire. Si dice, quando convoca le riunioni dei capigruppo, fa sempre a testa sua perché il consiglio è già previsto, gli argomenti sono già previsti, ma questo non dipende dal presidente. Chiunque è presidente sa già che più o meno ci sono delle date prefissate. Quando i capigruppo hanno dato la designazione per comporre le commissioni consigliari, il presidente non le ha rispettate. Questa è una cosa grave, è una violazione, non credo giustifichi una revoca, ma è una cosa che si poteva rimediare in consiglio dicendo al presidente: noi ti obblighiamo a fare in questa maniera. Devo aggiungere, nel documento firmato dai consiglieri di maggioranza, come accuse nei confronti della di Tommaso, ci sono in più punti riferimenti al comportamento che avrebbe avuto la di Tommaso nei confronti dei consiglieri di minoranza, che però non sono quelli che hanno firmato quella richiesta di revoca. E allora vorrei anche capire, cioè siete tanto preoccupati della minoranza che volete cambiare il presidente, o è un pretesto? Ecco, forse la parola chiave di tutta questa vicenda è pretesto. I cittadini sappiano, anche se poi si regolano come vogliono e si vede le cagate che fanno, sappiano che questa discussione non riguarda il modo di gestire il Consiglio Comunale, riguarda un problema di poltrone all'interno del PD e, in senso più lato, all'interno della maggioranza, di tutta la maggioranza. Levati tu che mi metto io, è il vero tema di decisione. Non è la carica di presidente, ma è lo stipendio del presidente. Ve lo ficcate nella capoccia questo fatto. Sono 3.000 euro al mese che ballano. Se sei presidente tu, li prendi tu. Se sono presidente io, li prendo io. E non è detto che chi li prende materialmente se li tenga materialmente. Perché c'è anche l'ipotesi di successiva distribuzione di questo stipendio. Allora, di che cosa stiamo parlando? È questo il tema? Il tema è lo stipendio, il tema è la poltrona. E questa città, che avrebbe mille argomenti di cui discutere, discute solo di questa cosa. E io ho dubbi che si riesca il 30. Già qualche, io li chiamo senza palle, annuncia: io non mi presenterò al consiglio, non sono d'accordo. Ma guardate, stiamo in mano veramente agli schizofrenici. Prima mette la firma per la revoca della di Tommaso, poi non si vuole che si presenti il documento, poi qualcuno forza la mano e presenta il documento all'insaputa degli altri firmatari. Alcuni di questi firmatari dicono: io poi non mi presento. Io li chiamo senza palle perché? Perché non hanno il coraggio di fare una dichiarazione pubblica. Nel linguaggio volgare, che a me piace perché
è molto specifico e significativo. Senza palle è quello che non ha il coraggio delle proprie azioni e delle proprie idee. Allora io dico ai consiglieri: siete d'accordo? Avete firmato? Vi presentate? C'è poco da dibattere, alzate la mano e mandatela a casa. Non siete d'accordo? E fate una dichiarazione pubblica. Ah già, voi state ancora a leggere fatto dello stadio, sì, ho capito. State ancora a contare 100.000 metri quadrati, quanti sono? E state ancora a bagnare le dita perché con te 5 milioni di euro? Che sì, ci vanno tre giorni che con te 50 milioni di euro, a meno che non va cattato la macchinetta, perché la macchinetta ci vuole. La mettete nella stanza del sindaco, anzi, mandiamo Savino a cattare la macchinetta, almeno si rende utile. La mettete e comincia a contare i 50 milioni di euro, così come cominciano a contare quelli, gli appartamenti che devono costruire sopra il Monte Risi, pronto la vita a costruire, vincolo architettonico, vincolo idrogeologico, di tutto di più, di tutto di più. Uno stadio efficiente, perfettamente funzionante, più che adeguato, perché non mi pare che sia rimasta fuori la gente, andati cristiani che volevano tra sé, che non hanno trovato posto, più che sufficiente. Ma di questo non si deve occupare il Consiglio Comunale. All'ospedale pigliano tre infermieri, due medici, li chiudono dentro una stanza, li fanno spaventare, li sequestrano. Non dobbiamo parlare di queste cose, ma perché? Il paese sta pieno di immondizia fino alla cima dei capelli e Consiglio Comunale? No, dobbiamo parlare della di Tommaso. E Mitsuokos, che è stato con Bren? Non voglio parlare, perché prima le dovete fare le cose e mo che vi renderete conto, capirete. Mi dispiace, mi fanno ridere certi commercianti che adesso vogliono farle gli agitatori. Che agitatori? Zitti e muti. Avete accettato? Statevi zitti. Fate fare. Ma di questo fatto è discusso in Consiglio Comunale? No. Del verde pubblico si è discusso in Consiglio Comunale? Del parco a Torricelli che aveva una sciarva e hanno andato montagna di immondizia? Si è discusso? Sono tutte chiacchiere. Da oggi avremo il 5G a Cerignola. Scusa, il 5G è un problema, vorrei dire nazionale, ma non è manco nazionale, europeo, mondiale, figuratevi se Cerignola. State assecondando la megalomania di un personaggio che non è capace nemmeno di gestire il suo consiglio comunale. Perché vorrei sapere, il sindaco ha un'idea personale sul fatto che il presidente del consiglio debba essere sostituito? Amante. Invece di andare dicendo io sono orgoglioso della raccolta dei rifiuti a Cerignola, ma che peccato, il più grande risultato che io ho raggiunto è la raccolta dei rifiuti, ma fece quelli più grandi, figurati più piccoli. Ma questo sindaco c'ha un'idea su questa sostituzione? È estraneo a questa idea? A me quella mozione di revoca, così se devo dire dal punto di vista stilistico, essendo fatta di nulla condita di niente, a Cerignola si dice è vacante, mi richiama lo stile proprio del sindaco, vi dico la verità. Mi richiama in qualche maniera, ci sono argomentazioni paragiuridiche che me lo ricordano, ma non voglio fare illazioni. Il sindaco ci vuol dire che cosa ne pensa. I compagni di corrente della di Tommaso, Antonello Summa, nomen omen, Summa, il vertice dell'intelligenza, il più grande politico che noi abbiamo in Consiglio Comunale, che ne pensa?
la corrente Schlein, è quella che si veste, che c'è uno che studia i colori che si deve mettere, quella è dentro, insomma, avete capito. Che ne pensa a livello provinciale? Che ne pensa il partito? Secondo me questa partita, in questo partito, non è finita ancora. Io ho qualche dubbio. Secondo me fino al 30 di novembre qualche cosa deve succedere, perché vedete, Sabine Di Tommaso ha comprato un astuccio così, di attack, attacca tutto, la spalma sopra la sedia e sono saltato sopra. Ho detto che è qua, a vita a crepè, vai a crepè la zeppa tu corno, ma da qui non mi calzo, ma invita pure a me che tutta la seggio. Sabina, questi che hanno formalizzato questa istanza che avevano firmato 5 mesi fa, sono tutti convinti? Non è che, vedete che pensiero che mi è venuto, non è che alla fine saranno determinanti per cacciare la Di Tommaso o per non cacciare la Di Tommaso i voti delle minoranze, i 2 Fratelli d'Italia, i 4 Avanti Cerignola, i 3 Di Tommaso Sgarro, 4, 3, 7 e 2, 9. Se questi votassero insieme, tutte e 9, per il sì o per il no, io dico che potrebbero essere determinanti nella dinamica della maggioranza che non è unita. E allora, che dovrebbero fare secondo me? Ve lo dico proprio alla Francometta. Si devono fare i cazzi loro, secondo me, tutte e 9. Non è un problema delle minoranze. Il presidente lo sceglie la maggioranza. Sarebbe opportuno che la questione restasse affidata alla maggioranza. Facessero loro, vedessero loro che fare. Poi gestissero loro. Perché togliere a uno significa mettere un altro. Beh, allora, voglio dire, dato che la prima scelta che avete fatto è stata una solenne fallimento, vorrei capire, ma che togliete a questo? Vorrei capire, se io fossi consigliere di minoranza, voglio capire, togliete a questo, a chi mettete? Mettete uno meglio? E ottenete uno meglio? Dubito. Ma devo farmi carico io di questo problema? No, la vedessero loro, a noi non ci cambia niente, opposizione eravamo, opposizione restiamo, usiamo la parola giusta, minoranza eravamo, minoranza restiamo, valutiamo di volta in volta. In questa occasione a me pare che non ci siano motivi per andare in soccorso di una maggioranza che in questo momento, questo è il dato politico, ammette un suo errore, un suo fallimento. Non è il caso che noi rincorriamo questa maggioranza, perché a noi non interessa, piuttosto staniamo il sindaco. Sapete come me l'immagino io il sindaco? Un maglione calzato, la Benettone, quindi bello, mi piace seguire la fascia, non si mette più, perché da quando dico che non mi piace non se lo mette più, è innamorato di me. Se l'ha alzato sulla testa e si nasconde, tu devi dire, tu devi essere il primo a prendere la parola e a dire, non chiacchiere. 2 cose precise, alternative. 1, sono d'accordo con questa mozione, la voterò. 2, non sono d'accordo con questa mozione, il Presidente del Consiglio non si tocca. O una o l'altra.
Scommettiamo che Bonito sarà capace di parlare 20 minuti senza dire niente? Beh, facciamo questa scommessa. Tanto, utrendo ruote, settimana prossima, con la santa pazienza, sapremo di che morte deve morire la mia cara Sabina. Allora, cara Sabina, ultima cosa proprio in... parlando avvocatesco si dice in limine litis, cioè che significa? È una cosa che non c'entra col cuore del problema, ma è ai confini. Allora, cara Sabina, fammi capire. So che un meglio che io, che un meglio che ti catena puntata. Nel senso, tu ti incazzi quando io ti dico del panzerotto, la fai querele contro di me. Ma chi ti attacca più duramente e che ti tocca anche nella tasca, perché qua la revoca comporta la revoca pure con stipendio, quindi insomma, 3.000 euro mancanti, o così. Sono più amico io o più amiche, più amici loro. Allora sentiamo a me, te la faccio una proposta, o di sì o di no. Se passa la revoca, vina in avanti Cirignolo, che ti aspettiamo a braccia aperte. Ciao Sabino, chi vivo, Sabito, buono fra che.